così ci vedo meglio. Siamo quasi in diretta. Ok, se voi siete pronti, andiamo. Siamo Ti pronti? dico Possiamo partire? ancora qualche secondo. Ancora qualche secondo. Paolo, sei Siamo pronto? in diretta, prego. Bene. Angela, puoi andare. Vado? Bene. Buonasera. Iniziamo ora questo secondo incontro di presentazione di libri del ciclo Dalla storia all'attualità, pace, ambiente e non violenza nel 2022. Ne abbiamo già presentati un po' l'anno scorso, ma quest'anno questo è il secondo. Il primo l'abbiamo presentato a gennaio con Gianni Scotto, Speranza Attiva. È stata una bella presentazione e adesso proseguiamo con questo testo di Gianmarco Pisa, che è un testo molto ricco e complesso che intreccia diversi percorsi, perché intreccia insomma quello sull'intervento non violento nei conflitti, quello sul contesto delle guerre balcaniche, il contesto dell'ex Jugoslavia, insomma. Quello soprattutto sulla memoria attraverso la cultura, il patrimonio culturale, i luoghi della memoria e dell'oblio in questi contesti appunto di divisione e di conflitto. Quindi è un libro direi piuttosto originale e ricco di spunti e di stimoli che lavora tra passato e presente, lavora con il metodo appunto della ricercazione. Perché l'autore Gianmarco Pisa, adesso vi presento un po' le persone che dialogheranno con Gianmarco. Ecco, Gianmarco è un operatore di pace, impegnato nell'ambito della ricerca dell'IPRI, l'Istituto di Ricerca per la Pace Italiano, della rete Corpi Civili di Pace. E quindi diciamo che questo libro è un po' frutto di questa ricercazione sul campo, no? Gianmarco, è un lavoro che viene fuori da un'esperienza diretta che tu hai fatto anche con azioni di pace nei Balcani, in Kosovo, in modo diretto, insomma, in prima persona. Quindi anche questo è un aspetto interessante del libro. Sono scomparso. Ecco. Beh, Enrico è scomparso, ma poi No, perché ho abbassato. ricomparirà. Ci sono, ci sono. Ci sei di nuovo. Ecco, con Gianmarco appunto vi presento le altre persone che questa sera sono qui con noi e cercheranno con diversi sguardi, no, di parlare di questo testo e delle tematiche che il testo solleva. Il primo a cui darò la parola è Olivier Touquet, che è il direttore editoriale della casa editrice Multimage, che è quella che pubblica il testo. Poi magari ci racconta lui meglio che cos'è questa casa editrice, che lavora proprio, pubblica testi su non violenza, diritti umani, educazione alla pace. Quindi Olivier è una ricercatore, scrittore, animatore anche del movimento umanista e dell'Agenzia Internazionale Presenza, di cui è coordinatore della edizione italiana. Poi ci saranno, oltre appunto ad Olivier, intervengono Paolo Candelari ed Enrico Peiretti, che sono due soci del Centro Studi Sereno Regis e due esponenti storici dei movimenti non violenti piemontesi, anche con un impegno di diversi anni nel MIR, nel movimento non violento, da tanti anni impegnati sui temi della pace e della non violenza, anche con ruoli a volte nei movimenti nazionali o comunque con una presenza costante, Enrico, da diversi decenni, insomma, in questo ambito è tuttora molto, molto presente con grande passione. Ecco, possiamo allora, io inizierei, insomma, questo dialogo intanto dando la parola ad Olivier e chiedendo appunto in qualche modo come si inserisce
questo testo in questa vostra collana. Io ho letto, andando a vedere prima un po' i testi di Multimedia, ne ho trovato uno tuo che mi ha molto incuriosito e ho trovato molto carino. I grandi non capiscono mai niente da soli, no? Ecco, appunto. E questo, tanto per dare, mi sembra un bellissimo titolo e penso un bellissimo testo. E ecco, in questa prospettiva, ecco, com'è che è nata l'idea di pubblicare questo libro, invece questo, che è un libro invece con piuttosto complesso e con contenuti molto densi, molto impegnativi a volte anche proprio, no? Di Gianmarco. Olivier. Bene, grazie Angela, un saluto a tutti e un ringraziamento particolare a Sereno Regis per questa iniziativa che rafforza una relazione che, insomma, che c'è da vari anni a vari livelli, con presenza, ma con... Mi ricordo appunto l'ultima volta che siamo stati da voi giunto appunto a presentare un libro alla Multimage. Allora, rispondendo alla tua domanda, intanto la Multimage è un'associazione editoriale. Questo fatto di essere un'associazione editoriale senza fini di lucro è una cosa che io sottolineo sempre, che credo che sia molto importante, perché riguarda appunto la finalità ultima, cioè perché uno pubblica i libri. E ora, finché uno ha un fine di lucro, per quanto ci siano nobili case editrici che pur avendo fine di lucro hanno fatto delle azioni culturali, sociali di grande importanza in Italia e nel mondo, però comunque il fine di lucro mette una certa direzione, cioè stiamo vedendo, diciamo, alla fine di fare dei soldi, ecco, di avere un profitto, e questo normalmente produce, per esempio, che in Italia c'è una quantità di libri interessantissimi che non vengono ripubblicati semplicemente perché la casa editrice ritiene che non producano lucro. In questo senso, per esempio, un lavoro a cui tengo molto e che sottolineo è che in questo momento, insieme appunto a Gianni Scotto, che è stato di recente da voi, e appunto a Gianmarco Pita, che è qui accanto a me, stiamo facendo un lavoro di ripubblicazione dell'opera di Alberto L'Abate. E proprio cercando i libri che ormai sono introvabili di Alberto e vedendo quelli che ci sembrano più adatti per la riproposizione, anche nel contesto del Festival del Libro per la Pace e la Non Violenza, di cui siamo promotori insieme con Sereno Regis, ci sarà una rappresentazione di Giovani e Pace, cioè di uno dei vecchi libri di Alberto, che ancora ci sembra assolutamente attuale. Quindi questa è la prospettiva. In questa prospettiva, giustamente, comunque un editore senza fine di lucro, con fine di lucro, secondo me dovrebbe rispondere, io normalmente questo faccio nelle presentazioni, a perché hai pubblicato questo libro. Giustamente, quando ormai più di 30 anni fa fondammo la Multimage, gli demmo questo nome un po' buffo, proprio che voleva esaltare in tempi non sospetti il concetto di diversità, no? Molte immagini, e gli demmo anche un sottotitolo, la casa editrice dei diritti umani. Questi due elementi li abbiamo cercati di rispettare, e in questo senso, per esempio, tutto l'appoggio che abbiamo dato, per esempio con Gianmarco siamo al terzo libro suo pubblicato, è proprio, per esempio, un particolare apporto a tutte le produzioni che derivano dal concetto di ricercazione. Dal concetto di? Ricercazione. Ah, ricercazione. E, per esempio, in questo senso sta anche l'altro libro già pubblicato di Alberto L'Abate, appunto quello dei metodi di ricerca, con, tra l'altro, in collaborazione con la Tashkent University Press. Nello specifico, i libri di Gianmarco si inseriscono, oltre che in questa idea di diciamo, avere uno spazio specifico per libri che approfondiscono la metodologia, una delle metodologie usate dalla non violenza. C'è anche tutto un discorso, per esempio c'è un'altra collana affine, che è una collana che si chiama Gli studi umanisti, in cui
stiamo cercando di portare avanti tutta una serie di testi che riguardano, per esempio, c'è un titolo molto interessante che si chiama L'umanesimo nelle diverse culture, che in cui si riporta tutte le ricerche riguardanti la visione dell'umanesimo, ma non solo il movimento umanista, è anche detto umanesimo universalista, proprio perché sottolinea questo aspetto dell'universalità dell'essere umano e delle sue culture. In questo senso, per esempio, tutto il lavoro che fa Gianmarco specificatamente riguardante la sua specializzazione, il luogo dove lui ha praticato la ricercazione, che è appunto i Balcani, è uno spazio estremamente interessante, di cui poi in dettaglio parlerà lui, non è compito mio, in cui però questo concetto di ricerca diventa una ricerca specifica, diventa un libro, diventa un modo di scrivere, diventa un modo di presentare le cose, su cui Gianmarco è, a mio avviso, una persona estremamente precisa, estremamente rigorosa, il che secondo me è un aspetto fondamentale della ricerca di qualunque tipo. Noi viviamo in questo momento a livello culturale, a livello scientifico, con livelli di approssimazione della ricerca, per dirlo in un modo così gentile, se non di assoluta cialtroneria nella ricerca, che sono assolutamente da combattere, che sono assolutamente violenti, che sono assolutamente discriminatori, che molto spesso sono giustificazioni scientifiche, pseudoscientifiche di atti politici. Non entriamo nel tema della pandemia perché sennò siamo rovinati, e che invece contro cui noi combattiamo con la precisione, con la correttezza delle fonti, con la ricerca di vari punti di vista, il confronto dei punti di vista, cioè con tutta una serie di strumenti della non violenza, della ricercazione e semplicemente, secondo me, di un modo scientifico di porsi di fronte alle cose, che secondo me è estremamente importante. Ecco, io per ora mi fermerei qua, spero di non aver preso troppo tempo, e ti ripasso la parola. Grazie. Forse a questo punto è proprio Gianmarco che potrebbe continuare a spiegare un po' come nasce questo libro, proprio dal suo lavoro un po' sul campo e con quali obiettivi si propone. A me aveva incuriosito, leggendo una tua breve recensione del testo, un passaggio in cui dici che la ricercazione sceglie come terreno il contesto dell'Europa centrale, orientale, in questo caso, particolare appunto i luoghi che furono quelli della Jugoslavia, le architetture simboliche, ne sviluppa i rimandi simbolici interrogandosi sulla permanenza di alcuni patrimoni culturali di eccezionale valore storico-culturale veicolare valori quali autonomia, indipendenza, non allineamento, autogestione, pluralismo culturale, intercultura, fratellanza, antifascismo. Allora, leggendo questa frase, io ho pensato in effetti al mondo che era quello della ex Jugoslavia, quella che chiamiamo la ex Jugoslavia, cioè Jugoslavia, la realtà balcanica prima dello spezzettamento nelle varie repubbliche, no? Prima delle guerre balcaniche. E volevo un po' capire, cioè mi sembrava interessante capire come questa realtà che tu hai visto, queste testimonianze culturali di cui parli, come si collega questo percorso con la memoria degli anni 90, per esempio, cioè quindi con la memoria delle guerre, dei traumi, no? Come, insomma, mi sembra che ci siano questi due, ho colto, insomma, questi due percorsi, questi due approcci, ma insomma, puoi dire tu anche come quello che vuoi, nel senso di capire come,
spiegare come nasce questo testo e come arrivi a questo, perché è anche una scelta originale quella di puntare sul patrimonio culturale, ad esempio, no? Sì, io però vorrei, diciamo, proseguire su questa falsariga, su questa traccia di riflessione che tu ci proponi. Quindi, diciamo, anziché divagare un po' sulla genesi del libro, su tutto il retroterra anche progettuale che in qualche modo retroagisce, no, la ricercazione, quindi poi alla fine anche la redazione del volume, io trovo che questa che tu avanzi è una domanda cruciale, è una questione essenziale, perché in effetti tiene dentro tutti i vari aspetti del libro che tu in qualche modo rilevavi prima e che sono poi anche un po' il contenuto della proposta che il libro intende rappresentare. Quindi il contenuto della ricercazione, il contenuto che viene scelto in relazione ad una serie di finalità, che sia attraverso i progetti, sia per quello che riguarda la ricerca in sé, si intendono in qualche modo perseguire, e poi di conseguenza anche, come dire, il dialogo che è possibile attivare sulla base di questi temi, ma anche per esempio sulla base di quei criteri orientativi, valori, principi che tu stessa, richiamando, diciamo, questo breve testo, sottolineavi alla fine della tua riflessione. 30 secondi per un ringraziamento che mi sembra davvero doveroso e importante, non scontato. Quindi davvero grazie intanto al Centro Studi Sereno Regis per questa opportunità. Tra l'altro lo dico io, così tolgo Angela e gli altri soci del centro dall'imbarazzo. Il Centro Studi, tra l'altro, ospita, diciamo, parte le rassegne, le iniziative periodiche, eccetera, anche una serie di pagine, di sezioni tematiche sul suo sito, alcune delle quali, soprattutto per esempio per quello che riguarda le arti e la non violenza, il peace building e le arti, sono importanti, cioè rappresentano, diciamo, dei contenuti attraverso i quali si riesce a veicolare anche una proposta più innovativa che riguarda appunto questo aspetto specifico delle arti e della cultura, e in particolare dei patrimoni culturali, materiali e non materiali, al servizio della pace. Cioè quel formato, diciamo così, che va sotto il nome di peace building strategico basato sulle arti, che oramai ha una certa letteratura non gigantesca, non particolarmente solida in Italia, che oramai però si è abbastanza affermata in altri contesti, soprattutto nell'Europa centrale, nell'area austro-tedesca e anche in parte negli Stati Uniti, con Michael Shank, Lisa Schirk, John Paul Lederach, ma tanti altri. Lo stesso Galtung è intervenuto in alcune circostanze su questo, la stessa metodologia del modello maggiore e minore dell'equivalenza della Papworth. Di Pat Patford ovviamente ha alla base un forte apparato antropologico culturale, del resto la Patford è lei stessa un'antropologa, e quindi, diciamo, su questo c'è un lavorio, c'è un percorso che sta dentro la letteratura, perché c'è oramai una ricerca, ripeto, non gigantesca, ma insomma degli elementi importanti e solidi su cui fare affidamento per una ricerca di questo genere vi sono. Le sperimentazioni sul campo non sono tantissime, questo è vero, nel senso che non sono ancora così numerosi i progetti propriamente di peace building, cioè di, come dire, superamento del conflitto, di prevenzione della violenza, di costruzione della pace, che hanno come proprio terreno di riferimento e quindi come orizzonte privilegiato le problematiche della cultura, problematiche in generale della cultura, e in particolare quello che riguarda la consistenza ed il messaggio veicolati dai patrimoni culturali o da specifici beni del patrimonio. Poi ovviamente su questo facciamo un dialogo, io quindi rispondo alla domanda di Angela, che ringrazio tra l'altro per l'invito e per l'organizzazione con il centro di questa rassegna e di questa opportunità nell'ambito della rassegna. Poi dialoghiamo anche con Paolo, con Enrico e con Olivier, anche perché, e questo è il primo elemento, questo aspetto è complesso proprio perché tiene dentro una pluralità di aspetti. E allora qui, diciamo, si tratta anche un po' di scegliere il bandolo a partire dal quale tirar via e sfilare in qualche modo tutta la matassa, nel senso che
il libro può essere sicuramente letto come un lungo, probabilmente, diario di viaggio, quindi anche come un resoconto meditato ed argomentato di una progettazione che si è svolta sul campo. E da questo punto di vista, ovviamente, il suo ambito di riferimento è quello, sempre legato al peace building strategico basato sulle arti, della metodologia della ricercazione. Mm-hmm. E al di là, diciamo, delle definizioni più o meno complesse, più o meno sofisticate che se ne possono dare, allude, per quello che riguarda lo specifico di questa ricerca, al fatto che tutti questi luoghi sono stati fisicamente attraversati. E tutti questi beni del patrimonio, architetture simboliche e sculture monumentali, per la maggior parte, sono stati tutti quanti uno per uno interrogati. Quindi, diciamo, la ricerca ha consentito di andare sul posto, di vedere questi posti e questi luoghi e questi beni nel contesto geografico, territoriale e sociale nei quali si trovano, e di stagliarli allo stesso tempo sullo sfondo di un contesto storico che non c'è più, ma al quale rimandano, e quindi provare, facendo parlare questi monumenti, se hanno ancora qualcosa da dire, quindi interrogandosi sul fatto che abbiano o meno ancora qualcosa da dire, farli parlare, farli dialogare con una serie di sollecitazioni di carattere storico, sociale e culturale. E però questo è un aspetto, dicevo all'inizio. Poi c'è anche però l'altro aspetto che riguarda appunto quello dei patrimoni culturali e della loro configurazione come luoghi memoriali, quindi come luoghi della memoria. Allora, il punto di vista che il libro prova a scegliere, in qualche modo, è quello di, ovviamente, non fare una catalogazione di beni del patrimonio, che pure per alcuni aspetti in certe realtà non sarebbe male fare, sviluppare ed approfondire, e penso soprattutto ai contesti nei quali il patrimonio storico-culturale è a rischio. L'UNESCO stessa, diciamo, ha dichiarato, per esempio, i siti UNESCO, Patrimonio Mondiale dell'Umanità, che si trovano in Kosovo, a rischio, perché collocati in una zona dove la tensione interetnica continua ad essere molto forte e dove molto spesso la violenza interetnica o intercomunitaria non è ridotta, non è banale. Quindi, diciamo, sono beni del patrimonio che si trovano in zona di conflitto o in zona di post-conflitto. Quindi sono sottoposti ad una serie di sollecitazioni o di periodiche violazioni che li mettono ovviamente a rischio e che ne impongono una speciale tutela ed una speciale protezione. Quindi, per esempio, per quello che riguarda il Kosovo in misura maggiore, la Bosnia anche in misura diversa, una mappatura ed una catalogazione che porti con sé anche poi una strategia di conservazione e di tutela sta facendo, è stata fatta per molti aspetti, ma ovviamente deve essere sviluppata, implementata ed approfondita, quindi non sarebbe male fare anche questo tipo di lavoro di carattere prevalentemente documentaristico o archivistico. Però ecco, questo è un aspetto. Lo sguardo che invece il libro prova a scegliere è quello di individuare questi luoghi, queste emergenze culturali, come luoghi della memoria. E questo è un aspetto molto caratteristico dei mausolei e dei monumenti storico-culturali della Jugoslavia, del periodo socialista, diciamo così, perché una delle vocazioni di questi monumenti era proprio quella di essere, diciamo così, delle sentinelle della memoria, dei segnaposto della memoria. Cioè avevano una intrinseca vocazione non solo a rappresentare determinati contenuti e determinati valori, ma anche a stagliarsi nel panorama sociale e territoriale come luoghi sede di celebrazioni o di funzioni pubbliche o di rituali pubblici o di manifestazioni o di eventi di carattere politico e culturale. Quindi, come dire, nascono come sicuramente luoghi culturali, ma in particolare come luoghi della memoria. E questo è il, come dire, il fil rouge, si potrebbe dire, no? Che in qualche modo collega il passato al presente. Fa di questi beni del patrimonio culturale, queste architetture simboliche, sculture monumentali, molto spesse ricche, diciamo, anche di un proprio intrinseco simbolismo, oltre che di una forte connotazione estetica, a volte sono veri e propri capolavori di arte
cosiddetta modernista, diciamo così, poi magari entriamo anche in questo aspetto un po' più specifico. Ecco, questi beni del patrimonio, questi luoghi nascono proprio come luoghi della memoria e come dire, luoghi di memorie collettive. Il fil rouge che loro istituiscono appunto tra il passato e il presente sta proprio nella loro stessa configurazione e nei presupposti della loro stessa ideazione. Ora, la domanda di conseguenza che la ricercazione prova a fare è: hanno ancora un'attualità? Il contenuto che questi monumenti veicolano è pertinente? È riconosciuto? Può essere di conseguenza ancora ripristinato o riattivato ai fini di un discorso che parli del superamento della violenza, della trasformazione del conflitto e della costruzione di percorsi di pace? Quindi possono servire a quell'itinerario di ricostruzione della pace, di peace building attivo basato appunto sulle arti e sulla cultura? L'interrogativo è aperto. E la ricerca che insomma abbiamo provato a fare, diciamo, non ha l'ambizione di dare una risposta definitiva, anche perché, e questo va detto subito e mi avvio alle conclusioni, anche perché diciamo la risposta sta diventando molto, molto lunga. Anche perché i contesti sociali e territoriali dentro i quali residuano, si dovrebbe dire così, questi patrimoni del passato, non sono comparabili, sono profondamente diversi tra di loro. E quindi gli stessi monumenti che in passato alludevano a tutti quei messaggi positivi, essenzialmente di pace, inclusione, pluralismo culturale, unità e fratellanza tra i popoli, che erano alcuni dei messaggi salienti, no, del retaggio jugoslavo e dell'ideologia della Jugoslavia socialista, oggi invece rischiano di parlare parole diverse. Un linguaggio diverso che è fatto appunto di connotazione nazionale, di connotazione identitaria e quindi caricarsi per la lettura che se ne dà o che se ne vorrebbe dare, per le risignificazioni memoriali che in qualche modo portano con sé, di caricarsi appunto di messaggi di identificazione nazionale o micronazionale, microetnica, e quindi di divisione e di separazione. Ora, per concludere questa prima risposta, diciamo, ancora abbastanza generale, oserei dire, poi magari dopo facciamo qualche approfondimento, magari entriamo più nello specifico in alcuni di questi. Alcuni di questi monumenti sono particolarmente significativi proprio perché in essi si innestano, quindi si intrecciano tutte queste questioni. Allora, sono intanto particolarissimi e rappresentano una specificità tipicamente jugoslava, o meglio, tipica di quella fase del socialismo jugoslavo che va sostanzialmente tra i primi anni 60, si potrebbe dire più acutamente, diciamo, dalla seconda metà degli anni 50, fino alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, diciamo, il maturo socialismo dell'autogestione, quando proprio il fatto che la Jugoslavia intese collocarsi su una inedita ed originale terza via, produsse il fatto che poi anche la produzione intellettuale, le produzioni intellettuali abbracciassero, diciamo così, l'innovazione, lo sperimentalismo, la modernità, l'originalità, l'autonomia culturale che doveva in qualche modo corrispondere all'autonomia politico-istituzionale che il modello jugoslavo si era dato. Così il modernismo jugoslavo è qualcosa di particolare e in questo contesto alcuni di questi monumenti sono straordinari. Dal monumento alla fratellanza e unità, che si chiama così nella Vulgata, diciamo, ma era un monumento alla rivoluzione, che sta a Pristina, che è il capoluogo del Kosovo, sino ovviamente al celebrato fiore di pietra di Jasenovac, molto famoso, di Bogdan Bogdanovic, sino ad altri, tantissimi altri autori, scultori soprattutto, ma Bogdanovic per esempio era al tempo stesso scultore, architetto e urbanista, e questo pure è indicativo, hanno delle forme e delle configurazioni tali per cui rappresentano un unicum, una specificità di quel momento storico e di quella tipica produzione culturale. E danno dentro di sé un simbolismo molto peculiare e molto specifico. Appunto parlano di questi patrimoni, no? L'autodeterminazione,
l'epopea resistenziale, quindi la lotta di liberazione, di conseguenza l'antifascismo, socialismo, l'autogestione, eccetera. Ora, questi restano in un mondo che è cambiato e continuano a stare in quei territori sullo sfondo di un paese che però non c'è più. Diverso. Esatto, quel paese, quella Jugoslavia, fa una federazione fatta di 6 repubbliche e 2 province autonome all'interno di una di queste, oggi non c'è più perché ci sono 6 stati, anzi un po' di più, diciamo, considerando l'intera regione, considerando anche il Kosovo, la cui indipendenza è dibattuta ed è controversa. Ecco, è quindi un panorama che è completamente diverso. E allora, per chiudere davvero su questo e lasciare la parola nuovamente ad Angela, questi monumenti di un contesto storico che non c'è più continuano però, ereditando da quel contesto e permanendo in queste città o in questi panorami rurali, perché poi hanno una correlazione con lo spazio urbano e con il paesaggio molto significativa e molto innovativa anche per l'epoca. Molti di questi nascono negli anni 60, quindi stiamo parlando anche di produzioni molto innovative dal punto di vista del rapporto con l'intorno sociale, con il contesto urbano, con il contesto paesaggistico. Permanendo in questi territori continuano però ad avanzare questa domanda di fratellanza, di unità, di incontro tra le culture, continuano cioè ad essere eredi di questo portato jugoslavo, che era un portato multinazionale, multietnico. Ora, ovviamente, della Jugoslavia socialista, con tutti gli aspetti positivi e tutti gli aspetti negativi, come tutte le esperienze storicamente realizzate, no? Che hanno sempre aspetti positivi e aspetti negativi, e in cui però il messaggio dominante veicolato dai poteri pubblici era questo. E di conseguenza, come luoghi della memoria, anche in relazione alle celebrazioni memoriali che vi si svolgevano, quello era il messaggio, quella era la narrazione che veicolavano. Se sia ancora attuale e quanto possa essere ancora produttiva di immaginari, di miti positivi e di narrazioni nel tempo del presente, nelle stagioni del presente, e quindi quanto questi messaggi positivi possano ancora darci delle indicazioni per il futuro, è ovviamente la domanda sulla quale il libro si interroga e su cui prova a svolgere appunto la sua riflessione. Grazie, grazie Gianmarco. Sì, mi sembra molto molto stimolante questo approccio e penso che Paolo potrebbe proprio, come dire, in qualche modo proseguire il discorso, un approfondimento, diciamo così, sul contesto storico in cui nascono sia questi monumenti, sia insomma la realtà che prima era della Jugoslavia di Tito, diciamo così, di questa realtà federale che appunto aveva queste caratteristiche che diceva adesso Gianmarco e che poi è stata lacerata, insomma, dalle guerre balcaniche, nelle quali peraltro ci sono stati significativi interventi, tentativi di intervento e di presenza da parte delle non violente, insomma, no? Penso alla campagna Kosovo, ma molti altri, ecco. Quindi, come dire, Paolo, ecco, ti chiederei appunto proprio un po' di illuminare questo contesto sia, se, come dire, sulla situazione, sul contesto storico che era quello della Jugoslavia, sia rispetto invece ai tentativi e agli interventi non violenti in un contesto conflittuale che è nato, insomma, dopo con l'inizio con le guerre degli anni 90, insomma. Sì, allora inizio con cioè quando ho preso questo libro, no? Più o meno a dicembre, no? Per esaminarlo, la prima reazione è stata cioè, Massolo che mattone deve essere, sia per gli argomenti, sia anche proprio per questa figura così di pietra, no? che ci sta davanti. E invece, leggendolo, ho approfondito l'interesse, soprattutto ecco, in quella parte che mi è forse più congeniale, quella storica, anche perché sono andato con la memoria
a un tempo, ecco, cioè una volta esisteva una cosa che si chiamava Jugoslavia, di cui oggi, che non so, se parliamo dei giovani di Jugoslavia, fanno fatica a capire di che cosa stiamo parlando, no? Penso che è come se parlassimo degli Titi o dei Sumeri, ecco, no? Letto sui libri di storia, ma non esiste. Invece la Jugoslavia aveva ai miei tempi significato qualcosa, sia perché era questo modello. Socialismo diverso, no? Cioè nel 68 ho iniziato le superiori, dunque era nel pieno della contestazione, alla ricerca di nuovi modelli. Certo, c'erano quelli, non so, la Cina, Cuba facevano forse più gola, ma anche la Jugoslavia aveva il fatto, no? Proprio perché c'era questa presentazione diversa, basata sull'autogestione, perciò su un intervento diretto dei lavoratori nella gestione, che era un po', faceva, sembrava lì tutto il movimento per la cooperazione, l'occupazione delle fabbriche che noi propugnavamo. Il problema della Jugoslavia però era che mentre la Cina, Cuba, l'Unione Sovietica erano molto distanti e dunque ti permettevano di sognare senza che questo qui avesse una reale verifica nella realtà, la Jugoslavia era qui, al di là del mare. Tra l'altro negli anni 60-70 c'era grande facilità per andarci, girare, insomma, si poteva vedere, per cui poi la realtà capivi che, insomma, la realtà era un po' diversa dai sogni che tu ti facevi. Noi come giovani pensavamo sempre a un ideale perfetto, poi nella realtà vedi che la perfezione non esiste e che anche la Jugoslavia aveva tutta una serie di problemi. Una delle cose, tra l'altro, che poi mi ricordo benissimo della Jugoslavia che mettevamo avanti quando incominciai a frequentare i movimenti non violenti, era proprio quel suo sistema di difesa basata sulla difesa popolare, che si diceva è un precursore della difesa popolare non violenta. Certo, non era basata assolutamente sulla non violenza, era basata comunque sul popolo in armi che resisteva con le tecniche della resistenza e della guerriglia a un'ipotetica invasione. Anche loro, anche allora, no? Cioè, quello che faceva paura era la Russia, l'Unione Sovietica, no? Che si diceva potesse riportare all'ordine, diciamo, l'eresia di Tito. Per cui c'era, la Jugoslavia aveva significato, aveva anche un significato così un po' simbolico, un po' mitologico per tutti noi. E soprattutto l'altra cosa della Jugoslavia era proprio il fatto che fosse che non ci fosse quell'omogeneità etnica che c'era nelle grandi nazioni europee. Era un miscuglio di diversi popoli che parlavano diverse lingue. E quello veniva incontro a un... Allora, i giovani di allora, noi eravamo internazionalisti, antinazionalisti, ognuno è cittadino del mondo, dunque il superamento delle nazioni, no? Cioè, mettete delle rosse bandiere, saranno alle frontiere, no? Mi ricordo che non più nemici, non più frontiere, rosse bandiere. Perciò c'era anche questo aspetto qui. A un certo punto tutto questo qui crolla. Cioè, con la caduta del muro, il venire a mancare questa diatriba tra, cioè, la guerra fredda sostanzialmente, la Jugoslavia che era in mezzo crolla, tutta questa costruzione si disfa e questo suo disfacimento è stato un disastro. Allora, una prima riflessione che io faccio, una prima domanda, ma tutta quella unità di popoli, quella fratellanza di popoli, quanto c'era di costruito e quanto fosse sentita alla base? Perché è vero che si possono, cioè che la narrazione storica, la narrazione intellettuale può creare divisioni laddove magari naturalmente non ce ne sono, ma non le può creare dal nulla. Cioè, se la costruzione si è
disfatta così facilmente, così velocemente, mi viene da pensare che già alla base avesse fosse minata, cioè ci fossero, avesse dei virus, insomma, che al momento poi della tempesta hanno fatto sì che non ci fosse una, diciamo, sufficiente reazione ad essa. Dunque, ma questa è una domanda, no? che mi faccio. Poi ci porta, ecco, la guerra della Jugoslavia ha riportato la guerra in Europa per la prima volta dopo il 45. Non è vero che dopo il 45 non abbiamo avuto più guerre, nel mondo ce ne sono state diverse, dal Vietnam alla Nigeria, Bangladesh, cioè, insomma ce ne sono state parecchie. Però in Europa effettivamente era uno spazio che vuoi per il terrore del confronto della guerra fredda, vuoi per una situazione di equilibrio, vuoi perché l'esperienza ha fatto sì che comunque i popoli europei fossero diventati particolarmente refrattari alla guerra in casa propria. La guerra di ci riporta prepotentemente la guerra nella storia. Ecco, questo qui è stato un grande disastro che io trovo della Jugoslavia. A questo punto è stato anche, si giustifica anche la reazione, la grossa reazione da parte del movimento pacifista e del movimento non violento. Proprio perché questo disfacimento era, diciamo, la negazione del progetto che noi avevamo. Non era tanto questione perché forse ci interessasse, fossimo così a conoscenza di tutti i problemi dei serbi, dei croati e dei bosniaci, ma era proprio il fatto che questa grande costruzione multietnica su cui noi vorremmo costruire una federazione mondiale, invece si disfa in questo modo. Per questo c'è stato anche un tentativo di intervento. E allora ricordo qui alcuni episodi, innanzitutto la marcia dei 500, forse è stato il primo grosso, anche se c'erano già stati prima dei tentativi di interventi, perlomeno di gruppi limitati per cercare di sfavorire la dissoluzione. Ma c'era stata la marcia dei 500, fatta nel pieno dell'assedio di Sarajevo, dunque nel pieno di una guerra, con anche forti rischi, tra l'altro, da parte di chi c'è andato. 500 persone sono andate, non erano solo italiani, non erano un'iniziativa solo italiana, c'erano anche, guidata da tre preti, Don Albino Bizzotto, Monsignor Bettazzi e Monsignor Vitellino Bello, ma non era connotata religiosamente, e che è stata un grosso tentativo di intervento. Non di fatto, cioè se uno vede con gli occhi della storia dovrebbe dire che è tentativo fallito, perché non c'è stata, forse ha ottenuto una tregua di 24 ore nel momento in cui passava, sono riusciti trattando tra i vari capi ad avere una guerra di poche ore. Io sono stato nuovamente a Sarajevo in occasione di un incontro, tra l'altro, di tutti i vari movimenti per la pace europei nel 2014, e con alcuni, io non avevo partecipato, ma con alcuni altri che avevano partecipato, che erano andati lì per chiedere, ecco, anche alla gente, alle autorità del momento, eccetera, cos'era rimasto, insomma, ricordi di quell'episodio lì. La grande delusione fu che praticamente era ignorata, cioè non conosciuta, del tutto sconosciuta, anche nel 2014 parliamo di più di 20 anni dopo, ecco, sono passati 20 anni. L'altro episodio è stato l'iniziativa di Mirtada, che è durata invece diversi mesi di intervento lì proprio sempre nella Bosnia, e poi diciamo l'iniziativa appunto di Alberto Labate, cioè soprattutto suo, in cui lui ci lavorò e ci spese un sacco di tempo e di risorse, che era la campagna Kosovo. Qui mi ricordo, io allora facevo parte della segreteria del MIR qui di Torino e di quella nazionale anche poi dopo, e il MIR fu una delle associazioni che sostennero apertamente, furono tra i promotori di questa campagna.
Un intervento anche se non era basato forse, cioè, il difetto forse della marcia dei 500 era quello che si basava pur sempre sull'effetto immediato, no? Andiamo lì, ecco, e mettiamoci in mezzo, dai, pur sempre facciamoci vedere. Quello della campagna può costruire un lavoro più di lunga durata, di quello appunto che viene descritto anche teoricamente nel tuo libro, Gianmarco, no? Cioè quando si va a cercare di riannodare i fili, capire la situazione. Ed ebbe praticamente due episodi. Un primo, quando il Kosovo faceva ancora parte della Serbia, quando gli occhi e i fronti erano spostati dalla parte Serbia, Croazia, Bosnia, e lì era un lavoro in cui le vittime erano gli albanesi, la popolazione di etnia albanese. Si cercò di fare un grosso lavoro di sostegno a Rugova, che era del movimento per l'autonomia, mi pare a un certo punto lui preconizzava proprio anche l'indipendenza del Kosovo, ma con una lotta rigidamente non violenta. Lui non venne ascoltato, alla fine si preferì sostenere invece le frange più estremiste, che potevano creare anche i casi che poi hanno fatto sì che iniziassero poi tutti i bombardamenti, che erano quelli dell'UCK. E poi c'è la seconda fase della campagna Kosovo, dopo diciamo, la guerra, quella del Kosovo appunto, in cui il Kosovo ormai praticamente infrodato verso l'indipendenza di fatto, e in cui lì la parte invece da proteggere erano diventati i serbi, anziché gli albanesi che erano diventati maggioranza. Sono tutti episodi su cui comunque varrebbe la pena che i movimenti non violenti facessero una riflessione, perché sono episodi che io definirei eroici, però sono episodi che comunque non hanno dato i frutti sperati. E dunque, certo, non dipende tutto da noi, perché tu lavori in un contesto quando tutto è contro, cioè è veramente un remare contro un fiume in piena. Tutti favoriscono, diciamo, le forze più estremiste, più nazionaliste, per vari interessi, tu sei completamente dimenticato, è ovvio che poi hai pochissime probabilità di successo. Però sicuramente noi dovremmo interrogarci di più su come questi interventi civili di pace, che ecco, ho anche approfondito grazie al libro tuo, che non è che sono proprio un'iniziativa solo nostra, cioè a volte ho l'idea, dice, ma lo proponiamo noi, speriamo che venga accettato. A parte, dice, la famosa risoluzione del Parlamento europeo, che però poi è proposta da Langer, ma votata dal Parlamento a larga maggioranza, che è rimasta però inattuata, perché qualsiasi risoluzione, se poi non gli dai gambe, non gli dai risorse, non la finanzi, ecco, è destinata a rimanere così una petizione. Ma c'è l'agenda Core Peace, che è dell'ONU. Ci sono varie indicazioni, ecco, che questa questione degli interventi civili di pace è una cosa che dovrebbe essere presa un po' più sul serio dalle istituzioni e non abbandonata, quasi fosse una questione, dice sì, prima si fa la guerra, una volta finita la guerra, ottenuta la pace, magari con qualche bombardamento in più, ecco, poi allora lì, vabbè, allora mandano le ONG che cercano di raccogliere i cocci, ma è molto più facile cercare di evitare che un vaso si rompa che riuscire a rimettere a posto quando è stato spezzato in mille pezzi. Un'altra cosa, ecco, che mi ha colpito nel libro sono i riferimenti che tu fai a tutta la questione, al trattamento della questione nazionale in Marx e negli autori, insomma, socialisti, Lenin, eccetera. E rileggendo quelle cose, ecco, anche lì sono riandato a tutta una serie di discussioni. Purtroppo, ecco, lì comunque è chiaro, come dici tu, per Marx e per Lenin la questione principale era la lotta di classe, l'avanzamento della classe operaia, la questione nazionale poteva essere invocata come supporto a questa. Si riferiva a post, Marx parlava della questione irlandese, cioè dove l'oppressione di classe si confondeva anche con un'oppressione di nazione, cioè i landlords erano inglesi, i contadini poveri erano irlandesi. Oggi però siamo in un contesto completamente diverso, penso che questo qui ormai sia veramente diventati dei casi studio storici che riguardano la storia. Oggi abbiamo una situazione diversa che da una parte, che è strana, da una parte
c'è una recrudescenza di ogni dei forme di nazionalismo, di sovranismo, di cui fanno parte tante cose, dai nostri sovranisti ai fondamentalisti islamici, se vai poi a vedere. Cioè una ricerca di un approfondire le radici e imporre le radici della tua identità, vera o presunta che sia, contro un estendersi della globalizzazione, che invece tutto appiattisce. L'ultima considerazione che volevo fare, anche se sono temi ecco, che sì, ci sarebbe da discutere per parecchio, ecco, l'ideologia comunista voleva costruire l'uomo nuovo. Vediamo da quello che è successo in Jugoslavia, da quello che succede nei paesi dell'est, da quello che succede nell'ex Unione Sovietica, e questa è questione dei giorni nostri, vediamo che l'uomo nuovo non c'è stato, cioè su tutto quello lì ha completamente fallito, ha creato il nulla, cancellando, rendendo difficile persino la costruzione di una dialettica, diciamo, sociale all'interno di quelle società che sembrano essere state semplicemente piallate e non è risultato niente. E questo qui è sicuramente una cosa. Il capitalismo, una cosa su cui riflettere. Il capitalismo, nella sua opera distruttiva invece dell'identità, delle tradizioni, anche di quelle buone, non solo di quelle cattive, è molto più efficace, perché riesce veramente a creare quel homo consumatore, ecco, che è il paradigma che si vorrebbe imporre a tutto il mondo. Devi l'audio. Ok, ogni tanto me lo dimentico. No, dicevo, grazie a Paolo, e a conferma di quello che dicevi, mi veniva in mente all'inizio che Jean-Marie Muller, proprio negli anni 70, aveva uno dei primi lavori, insomma, prodotti, si ispirava e parlava molto positivamente del socialismo autogestionario della Jugoslavia, cioè era proprio considerato una prospettiva interessante dal punto di vista della non violenza, no? Dell'autogestione del lavoro dal basso e così via, no? Del potere dal basso. Per questo credo poi è stato ripreso, dicevi tu, come anche la difesa, no? La difesa popolare, che lì non era non violenta, ma che poteva essere, come dire, anche riformulata in termini non violenti, ma partendo da quel principio di una assunzione dal basso del diritto dovere della difesa. Ecco, l'altra cosa che mi veniva, sentendo Paolo, che mi veniva, mi sembra interessante, collegato anche a quanto diceva prima Gianmarco, quanto questo patrimonio culturale che tu hai studiato adesso rispecchiava una realtà presente effettivamente, no? Che conteneva questi valori di cooperazione, di pluralismo, di pluriculturalismo, di solidarietà, e quanto intendeva in qualche modo crearla, no? Quanto si poneva come un compito educativo dell'arte in qualche modo, no? Creare quell'uomo nuovo che avrebbe dovuto sostenere questo modello sociale, no? Questo modello socialista, autogestionario e così via. Quindi quanto aveva invece una funzione educativa che si è scontrata poi con una realtà che aveva germi forse anche invece diversi, insomma, in qualche modo. Però magari dopo possiamo riprendere questo discorso. Che riporta alla domanda di come si costruisce l'uomo nuovo effettivamente, no? Quali sono gli strumenti per costruire l'uomo nuovo? L'arte può essere uno, l'educazione alla pace può essere un altro, i corpi civili di pace, un intervento non violento nei conflitti è certamente un modo, credo, insomma, ecco, però possiamo ritornare dopo su questo, perché darei la parola adesso ad Enrico per le sue riflessioni a partire dal testo, che vanno, come dire, in qualche modo, che lo attraversano e vanno al di là, non lo so, in qualche modo. Enrico?
Sì, grazie. Non che intenda essere lungo, ma per sapere come regolarsi, quanto tempo abbiamo? Allora, adesso sono quanto le tempo 7. C'è per me? Perché poi c'è anche... Se vuoi, insomma, 10 minuti, 10-15 minuti, diciamo Provo. Che dovremmo cercare di chiudere se riusciamo entro le 7:30. Di solito facciamo l'orario dalle 6 alle 7:30. Se vuoi, 10 minuti, poi così abbiamo tempo di fare negli ultimi 20 minuti, vedere, io non so, sì. Chiedo a Enzo se vede se ci sono delle cose in chat di Facebook, oppure se vogliamo noi continuare il discorso, riprendere alcuni spunti che sono emersi dagli interventi precedenti. Allora, per chi ascolta e non ha visto e vorrà vedere questo libro, mi pare che in una prima parte contenga diversi capitoli di teoria ed esperienze di pace e di riconciliazione nei conflitti, di storia dei conflitti e riconciliazione. Nella seconda parte fa una storia dei Balcani e della sua rappresentazione politica ed estetica. E infine, nella terza parte, ha una bella serie di immagini, di monumenti e memoriali attraverso la storia dei paesi della Jugoslavia. Io sento un po' di imbarazzo di non saper padroneggiare tutto questo contenuto. Allora mi sono fermato un po' a riflettere sul tema guerra e memoria, memoria e guerra. Mi accorgo adesso che negli appunti che ho preso ho trascurato l'aspetto di come è avvenuto in Jugoslavia, che memorie vecchie avvelenate hanno provocato la guerra. Ho preso appunti piuttosto sulle memorie della guerra, successive alla guerra, che mi pare producano due effetti, catarsi e trauma. Per un verso una liberazione e per l'altro una ferita che permane. Guardate, i vecchi come me raccontano, vedete voi se divagano o contribuiscono, non lo so, viene più naturale. Allora, mi ricordo, sono stato a Sarajevo con la famiglia prima della guerra, ben prima, nei primi anni Ottanta. Ricordo c'era a Sarajevo, a capo del ponte Principe of Most vuol dire ponte, il ponte che porta il nome di Gavrilo Princip, l'attentatore del 1914, uccise l'erede al trono austriaco, dell'impero austriaco, e c'era un piccolo museo, Giovane Bosnia, in uno stanzone, non tanto, però mi ricordo un mappamondo di legno che raffigurava una grande scintilla, anche questa di legno applicata lì, da Sarajevo, ed era quasi la gloria locale, ecco, quasi il grande significato della città rispetto al mondo, nel mappamondo, quasi un ricordo di essere stati decisivi di quella grande vicenda della Prima Guerra Mondiale a partire da quel punto. Però vado un po' più indietro anche, ho l'età per ricordare, per aver fatto esperienza della guerra 40-45, mi domando appunto che cosa fa il tempo successivo che viviamo sulla guerra. Il tempo e la memoria cosa fanno? Trasfigurano, placano, assorbono, accettano l'esperienza della guerra? Avviene una catarsi oppure il trauma sotto pelle rimane e continua a corrodere? Ecco, allora, per un verso è una catarsi. Finita la guerra nel 45 c'era una gran voglia di bellezza, di festa, di piacere, i balli, teatro, un'esperienza di paese, di un piccolo paese. Ricordo questo aspetto, ora non mi diffondo, ma nello stesso tempo rimane il trauma. Nel paese Aldino, l'autista pubblico, l'unica auto del paese era l'auto pubblica, e un altro Michele, non tornano dalla Russia, non tornano mai. Si aspetta nessuna notizia. Dopo qualche anno, qualche tempo, si capisce che non tornano più. Sono i dispersi in Russia. C'era tutta una rete di soldati che erano andati in Russia e non andati dal fascismo,
E poi fatti come questo, una mattina presto viene trovato ucciso nella strada vicino al campo sportivo un poveretto, Bijol, il suo soprannome, che viene ucciso. Nel paese si diceva che era stato ammazzato nel mattino, nella notte, scambiandolo per il medico del paese, che era fascista. Tra l'altro mi ha salvato a 5 anni dalla difterite, mi ha curato e salvato, pur essendo fascista. E pare che volessero ammazzare, cioè c'era uno strascico di vendette, di uccisioni, così in un senso e nell'altro. Tralascio quel che si ricordava allora, che si capiva allora delle prime notizie sulla bomba atomica, sullo sterminio degli ebrei si è saputo molto dopo, almeno per la mia esperienza si è saputo molto dopo. Però ecco, per quella guerra c'è stata anche una estetica della guerra, ma forse diversa dalle guerre precedenti. Se non sbaglio, dopo la guerra 40-45 c'è stato, sotto questo aspetto, lapidi, monumenti alla resistenza, ai martiri della libertà, anche qui a Torino, spesso agli angoli delle strade ci sono lapidi che ricordano che lì è caduto qualcuno nella lotta per la libertà. Il fascismo appare solo in quanto vinto. Lentamente si scoprirà nella storiografia e nei memoriali la resistenza civile. Prima viene ricordata soltanto la resistenza armata, sia nei libri di storia che nei memoriali. Un pesante fenomeno, vado forse anche un po' più indietro, un pesante fenomeno piantato negli occhi e nelle teste dei popoli, anche nelle teste dei bambini a scuola, è la glorificazione della forza vincente. Questo è il modo più lungo e tradizionale. Chi vince deve darsi ragione, deve in qualche modo ripulirsi dal sangue, quasi confessa di doversi assolvere cambiando il delitto in merito. I monumenti di guerra sono gloria della guerra. È venuto a Torino diverse volte Krippendorf, questo bravo storico tedesco, purtroppo morto da qualche anno. Il suo libro più importante è Lo Stato e la guerra, l'insensatezza delle politiche di potenza. E a Torino, venendo a Torino, ci ha detto più volte che ha notato che Torino è piena di monumenti militari, più di altre città. Re, cavalli, armi, stendardi, non so se anche qualche principessa, ma è possibile. E il più indigesto di questi monumenti è quello al Conte Verde, che è proprio davanti al municipio. Sono andato a capirlo meglio questo monumento. Rappresenta un Savoia, il Conte Verde, del 1300, che nell'atto di uccidere un soldato turco, ce n'è già uno steso a terra morto e lui un altro che sta cadendo, e lui infierisce su questo turco. Spero che i turchi che vivono a Torino, che producono buon kebab, non si accorgano di questo monumento, non vadano a vedere che cosa rappresenta. Ed è proprio davanti al municipio, dove facciamo a volte dei presidi, delle manifestazioni. E nessuno conosce, nessuno osserva, fa caso al brutto significato così centrale nella città che ha questo monumento a Torino. Ma c'è un'altra cosa, saltando un po' nel tempo. Anche nella Repubblica Italiana, che ripudia la guerra, appare questo legame profondo, che dice Krippendorf appunto nel suo libro, questo matrimonio originario tra Stato e guerra. Il 2 giugno, per festeggiare la Repubblica, per festeggiare la Costituzione, ricordando il 2 giugno 46, che tra le tante date lungo l'anno è la più senza armi, senza guerra, se non la scheda per votare, e si festeggia abitualmente, tradizionalmente, con una parata militare. Questo identificarsi dello Stato con le proprie armi, ecco, questo è un veleno profondo nella concezione dello Stato. Voglio passare a un'altra cosa, la Prima Guerra Mondiale. Tutti possiamo vedere nei paesi i monumenti che ricordano, credo che in ogni paese ci sia una lapide, un monumento che ricorda i caduti della Prima Guerra Mondiale, e mi pare che siano per lo più
profondamente offensivi. La patria ha mandato a morire, a uccidere e a morire i propri figli e poi li celebra in monumenti di pietra, in posizioni o sì, in qualche caso caduti, sofferenti, ma anche gloriosi, vincenti che alzano le armi. C'è una bellissima eccezione in Francia, qui vicino, a un centinaio di chilometri da Torino, Termignon. Basta cercare in internet e si trova Termignon, la pleureuse. È l'immagine di una madre piangente, anche riprodotta in tante statuette che vengono vendute lì in questo paese, Termignon. Ed è, a mia conoscenza, l'unico monumento per i caduti della Prima Guerra Mondiale dove si mette in rilievo il dolore di una madre, la piangente, la pleureuse. È vero che però purtroppo nel piedistallo della lapide è scritto «Aux enfants de Termignon, glorieusement tombé pour la patrie». Quindi la madre piange e lo Stato glorifica questi ammazzati nella guerra. Sorvolo, ma ricordo un'altra cosa. Non so, spero di non essere fuori tema, ma il libro mi ha stimolato questo. Ecco, storia, memoria, l'aspetto di trasmissione della sofferenza e di riscatto dalla sofferenza e quindi anche di costruzione di alternative alle storie di guerra. A Pinerolo nel 2005, nel corso di un bel convegno di storia a cui partecipai, fu inaugurato un monumento alle vittime valdesi della violenza e dell'intolleranza cattolica. Opera di uno scultore austriaco, si vede, c'è un grosso volume uscito da poco, i valdesi del Pragelatese, della zona di Pragelato, all'epoca della crociata di fine 400. Ancora una cosa, da inesperto di queste cose, però... mi pare di poter distinguere due categorie di icone memorie della guerra, i dipinti e i monumenti. Dei monumenti ho detto qualche cosa, sono più celebrativi, forse i dipinti sono più meditativi. Il libro non parla di dipinti, mi pare, guarda le memorie di pietra, ma ho avuto occasione recentemente di vedere a Torino una mostra del pittore dell'Ottocento Giovanni Fattori, che ha diversi modi di esprimersi, ma ha diversi quadri di guerra. E hanno una caratteristica, come mi ha fatto notare la guida brava che mi conduceva, ha questa caratteristica. I generali sono rappresentati di schiena, quindi in primo piano c'è il sedere dei cavalli. E poi ci sono i morti a terra, i morti orizzontali a terra, i generali verticali e le vittime orizzontali a terra. E poi ce n'è uno in particolare, i soldati dimenticati. Si vede che gli eserciti sono già partiti, la battaglia è finita e ci sono i dimenticati, i morti sulla strada. Niente, questo. Quindi... cosa sono i monumenti? Sono memoria, dolore, trasmissione a chi viene, come i monumenti funebri, oppure sono avviso, ammonizione, ecco, anche minaccia. Siamo stati capaci di far questo. Rimane nella mia memoria urtante l'arco della vittoria a Bolzano. C'è stato un tentativo negli anni passati, ma non riuscito, di trasformare la piazza e l'arco in piazza della pace. Questo arco è veramente proprio eretto dal fascismo. E c'è una scritta tremenda che dice che sacralizza in latino il sorvolo, sacralizza i confini segnati dalla guerra, vanta la superiorità nostra sugli altri, nella lingua, nelle leggi, nelle arti. Dalla Seconda Guerra Mondiale il risultato più
purificatore e rivitalizzante della memoria è stata certamente la Costituzione italiana. La Costituzione è un frutto sofferto della guerra, della resistenza alla guerra, della lotta di liberazione, e certamente ha un grande significato che arriva, non sempre rilevato, ma arriva da lontano, arriva dall'antipolemos, dal Dulce Bellum in Expertis di Erasmo, dalle culture antimachiavelliche. Ecco, la Costituzione raccoglie molto di quel sogno diurno, il lavoro, i diritti, la dignità, l'uguaglianza. Finisco subito con un altro ancora riferimento in questo piccolo accumulo di guerra e memoria, storia dei conflitti, delle differenze, delle tensioni, degli scontri, come sono sofferti ed elaborati nella memoria. C'è una citazione di Gandhi che ho sempre presente, che dice Vedo che in mezzo alla morte persiste la vita, in mezzo alla menzogna persiste la verità, in mezzo alle tenebre persiste la luce. È veramente illuminante sull'intuizione di Gandhi. Per lui questo valore persistente è Dio. Per Gandhi Dio non è come nel cristianesimo, Dio è tutto, è l'unità di tutte le cose. E Gandhi vuol dire: in mezzo al male persiste il bene, persiste il vero, il buono, il giusto. C'è una misura insopprimibile dentro ogni coscienza dei mali opposti. C'è una forza di resistenza che è un basamento della vita su cui si può far conto. Ultimo riferimento, non so se sono già troppo lungo, ma è l'ultimo, prometto. Mi piace da cristiano ricordare che parliamo di monumenti, bandiere, memorie, immagini. La bandiera del cristianesimo è una sconfitta. Che la croce sia il simbolo cristiano non è, come ha fatto il concordato del 29, segnare il territorio, piantare lì il segno, noi siamo la religione di Stato. Tutt'altro, il fatto che i cristiani nei secoli portino come simbolo espressivo la croce è un patibolo, è il luogo di un vinto, di un ucciso, di uno sconfitto. Sconfitto, crocifisso dal clero e dall'impero. Io ripeto sempre questo anche perché fa rima. Clero e impero hanno ucciso Gesù. E i cristiani dopo hanno intuito che non era una morte totale, una morte finale, hanno sentito la sua presenza viva e come l'hanno rappresentato? Non con immagini di trionfo, ma con l'immagine della sofferenza, della sconfitta che accomuna Cristo a tutti i sofferenti. Quindi, ecco, scusate forse la confusione, ma questo tema molto stimolante, guerra, odio, distruzione, distanze, contrapposizioni, conflitti duri e memoria. Cosa ne fa la nostra memoria? Non deve dimenticare il dolore, deve onorare i vinti e deve vedere che la storia non muore in questo. Ecco, ho provato un po' a scrivere queste cose, semmai poi ne farò un articolo se serve a qualcuno. Bene, grazie al libro di Gianmarco che mi ha stimolato, spinto a questo pensiero. Ecco, qui c'è Enzo, ha mandato la copertina del libro che veniva chiesta da qualcuno nella chat. E grazie Enrico perché ti hai messo in luce questi due aspetti. Da una parte l'estetica della guerra, che non è proprio un bel modo per costruire l'uomo nuovo, di cui parlavamo prima, e dall'altra parte però anche questa la presenza, la trasmissione della sofferenza che ci porta forse a riflettere invece sul,
e alla ricerca di alternative alla guerra, a come si può contrastare. Ecco, abbiamo una decina di minuti, un quarto d'ora, insomma, se vogliamo riprendere con un breve giro da parte di ciascuno, se ciascuno vuole, sulla base delle cose dette e sentite, aggiungere qualcosa. Non so se Enzo ha qualche domanda in chat, ce lo dice, se no proseguiamo noi. Non so se Olivier, se usiamo, facciamo lo stesso giro di prima. Non ci sono domande? Chiedo conferma a Enzo che il pubblico ha preso i diritti. Confermo che non ci sono domande. Bene, allora. C'era la richiesta di vedere la copertina. Sì, benissimo, ottima richiesta. Il libro ovviamente si può trovare in internet, si può trovare al sito della Multimage, www.multimage.org, così per fare un po' di pubblicità a progresso. Io come umanista avrei una riflessione molto sintetica, perché se dovessimo parlare dell'argomento facciamo notte, sul tema dell'uomo nuovo, no? Che secondo me è una critica umanista e non violenta alla visione marxista, no? Il problema della visione marxista, schematizzando in un modo tremendo, è quello della sovrastruttura, della struttura e della sovrastruttura. Il famoso tema per cui l'uomo nuovo si costruisce attraverso una serie di artefatti sociologici, ma appunto, come dice il libro di Gianmarco, anche con una costruzione artistica e monumentale, no? Il che è un'idea sicuramente visionaria, però che appunto si scontra con, cioè che non è che si scontra, corrisponde a una visione dell'essere umano. Questo lo spiego anche nel libro che tu citavi prima, Angela, giusto appunto. Allora, il problema è approfondire una cosa che io ho sempre notato fin da quando studiavo psicologia da ragazzino, è che non si approfondisce mai chi è questo essere umano. Cioè non si definisce con chiarezza. Perché se l'essere umano è una macchina biologica, stimolo-risposta, ok, facciamo un certo tipo di lavoro, e allora crediamo non solo nell'uomo nuovo come prodotto della struttura verso la sovrastruttura, in cui però la struttura viene prima della sovrastruttura, ok? Ma anche crediamo nella propaganda, cioè nel fatto che alla fine possiamo creare, come diceva Paolo prima, l'uomo consumatore, e che sembra che le officine di marketing sono meglio dell'estetica socialista, che non è vero, sono due cose diverse che forse hanno in comune questa idea che si può creare. Per esempio, a me viene in mente Freire, no? Freire già sta parlando di coscientizzazione, Freire sta parlando di un'azione attiva, appunto. La concezione umanista dell'essere umano dice che l'essere umano è coscienza mondo. Cioè è la coscienza soggettiva di ogni essere umano che si interagisce con il mondo, dove il mondo non è un mondo materialista o materiale, ma è l'insieme di tutte le altre intenzioni umane che plasmano una cultura, plasmano un'educazione, plasmano un modo di relazioni sociali, eccetera, eccetera, un'estetica, eccetera, eccetera. Allora, se abbiamo questa visione dell'essere umano come continua interazione tra l'individuo e la società, possiamo dire intanto che il lavaggio del cervello non esiste, e questo è importante, perché di fronte a un tentativo di lavaggio del cervello la coscienza umana risponde e si ribella, può ribellarsi, ha questa possibilità di ribellione. Dall'altra parte capiamo che l'ambito, e questo è un tema che poi la non violenza ha sviluppato abbondantemente, l'ambito di azione è un ambito importantissimo. Cioè nel momento in cui l'ambito è dialogo, l'ambito è partecipazione, l'ambito è inclusione, si creano una serie di cose nella coscienza anche di ognuno di noi che sono diverse. Questo ovviamente poi è un tema che ha degli sviluppi mostruosi,
però ecco, secondo me sta bene in questo contesto, per cui l'illusione estetico-socialista era un'illusione bellissima, fantastica, che comunque ha prodotto delle cose perché ha creato un ambito. Non è che ha prodotto zero, però ha prodotto quello che poi i popoli sono riusciti a rispondere con un'interazione che per esempio era molto prima, perché tutto il casino dei Balcani è un casino che viene... Cioè io mi ricordo quando andavamo in Kosovo e quelli dicevano allora perché nel 1145? Vabbè ragazzi, nel 1145 vi siete scazzati, per cui continuate a scazzarvi per altri mille anni. Certo, grazie Olivier. C'è qualcun altro? Qualcun altro vuole aggiungere? Io mi collegherei di nuovo, diciamo, a questa riflessione, così diciamo continuiamo il dialogo, nel senso lascerei questi pochissimi minuti che abbiamo, no? Sullo sfondo tutta una serie di questioni che sono state sollevate, evocate da tutti gli interventi, molto densi, diciamo. Per esempio, ci sarebbe tutto un capitolo, ma cito solo il titolo perché non si può affrontare, sul rapporto tra storia e memoria, che per esempio era molto presente dentro la relazione di Enrico Peretti, che meriterebbe un'altra conferenza, diciamo. Ed ovviamente questo però è un tema del libro. Cioè, ovviamente, ed Enrico l'ha sottolineato a un certo punto, c'è una delle tracce fondamentali della ricercazione che si interroga esattamente su questo. Quando per esempio tu facevi riferimento al lungo passaggio all'interno del libro che ricostruisce una storia e quindi fa un piccolo disegno storico della Jugoslavia ed in particolare dei Balcani, fin dalle culture, no? Antiche, protostoriche, di Vincia e tutte le altre, eccetera, fino ad arrivare ai giorni nostri, senza soffermarsi peraltro sulla storia della guerra, che è stranota ed anche dolorosa, diciamo, da ripercorrere. Il libro non è un testo di storia, quindi non affronta questo argomento. Lo fa tutto questo disegno storico, tutta questa ricostruzione storica viene fatta non per comporre un libro di storia, ma per fornire il presupposto storico al lavoro memoriale su cui tutti questi patrimoni culturali si sono esercitati e da cui inevitabilmente alludono. Per cui questi patrimoni potrebbero anche essere letti come i punti intorno ai quali si innesta questo dialogo tra la storia, cioè gli eventi della storia a cui fanno riferimento quei monumenti, e le memorie, cioè che tipo di memorie collettive in base ai valori che hanno dentro di sé questi monumenti intendono veicolare, e che tipo di lavoro il potere pubblico costruisce intorno a questi memoriali per poter veicolare una narrazione funzionale al consolidamento del potere e alla perpetuazione dei miti egemonici, delle narrazioni mitologiche di cui ogni potere si nutre, no? Non esiste un potere politico che non abbia una sua narrazione, una sua mitologia, che lo legittima, che serve anche come legittimazione del potere stesso, ma ovviamente questo è un altro discorso. Voglio però solo dire una cosa su questo, da un altro punto di vista, e cioè da un punto di vista marxista, che ovviamente relega l'estetica all'ambito, per citare Olivier, della sovrastruttura, e però, diciamo, è solo un marxismo e in generale un materialismo, come diceva Marx, molto rozzo e volgare, quello per cui la sovrastruttura è secondaria e, diciamo così, da poter mettere un po' via, un po' tra parentesi, perché tanto contano solo i rapporti dentro la struttura. È un marxismo, è un materialismo un po' più maturo e un po' più evoluto, quello che invece con Gramsci, per esempio, si interroga sui nessi, sulla relazione, sulla dialettica, no? Il pensiero prassi tra la struttura e la sovrastruttura. Perché è vero che la struttura condiziona la sovrastruttura, ma è anche vero che tutto il patrimonio giuridico-politico ed ideologico-culturale che compone la sovrastruttura poi si riflette sulla struttura, perché in qualche modo influisce sui rapporti sociali che stanno dentro il campo strutturale, eccetera, eccetera. Ora, tutto questo discorso ha qualcosa a che fare con l'estetica e con la Jugoslavia? Incredibilmente sì, perché noi non ci dobbiamo dimenticare una parentesi,
che prima dell'esplosione del modernismo, cioè prima degli anni 50, prima della seconda metà degli anni 50, ed in particolare dopo il dissidio Tito-Stalin del 1948 e degli anni immediatamente successivi, c'è una breve ma formidabile parentesi che sostanzialmente viaggia tra il 45 e il 48, diciamo tra il 45 e i primissimi anni 50, 51-53, in cui c'è un'esplosione estetica di realismo socialista jugoslavo che è proprio impostata sul canone tradizionale sovietico, di ispirazione sovietica, di ispirazione dimitroviana, diciamo così, del realismo socialista, con tutto il suo portato estetico, che non è meno nobile di quell'altro, ma che tuttavia è diverso perché corrisponde intanto ad un'esigenza sociale e politica diversa, e poi anche ad un contesto storico che è completamente diverso da quello che sarebbe venuto fuori nei tempi successivi, dopo la rottura e con l'evoluzione storica dei tempi di dopo. E in quel realismo socialista tu vedi tutto questo, no? La tendenziosità, il carattere della tendenza, il carattere del rispecchiamento, e per esempio anche le forme del martirio e dell'eroismo, della guerra e della resistenza, che dopo non è che scompaiono, ma sono trattate e raffigurate in maniera completamente diversa. E qui c'è un riferimento singolare, paradossale, ma molto pertinente a tutta la riflessione che faceva Enrico, perché questi monumenti ci stanno, questi monumenti in Jugoslavia ci sono ancora, e sono gli eroi del lavoro, gli eroi della resistenza, gli eroi partigiani, le eroine partigiane. Ci sono alcuni complessi di carattere realistico e realista socialista, ci sono ancora in diverse città, ce n'è uno importante a Kraljevo, per esempio, molto grande, che appunto è tutta questa celebrazione dell'eroismo e della liberazione, quindi della mitologia antifascista. Tutto questo scompare? No, tutto questo permane, ma viene narrato attraverso una formulazione estetica completamente diversa nei tempi successivi e a supporto di un discorso memoriale che si sviluppa in maniera, come dire, molto meno statica e molto meno dogmatica, indubbiamente, molto più astratta e simbolica. Alcuni memoriali che trasferiscono gli stessi valori hanno delle forme sorprendenti, alcune le ha definite aliene, e hanno dei rimandi simbolici ai fiori, alle forme della natura, alle forme astrali, eccetera, che diciamo sarebbero stati impensabili tra gli anni 40 e gli anni 50. E allora il modo come dentro la Jugoslavia si possono leggere, per esempio, anche tutte queste derivazioni, e come la Jugoslavia, oltre che un grande laboratorio per la pace e per la guerra, purtroppo, sia stato però anche un grande laboratorio di formulazioni narrative, di formulazioni estetiche, di produzioni letterarie, per esempio, di produzioni intellettuali che appunto viaggiano in sintonia, a braccetto, con questi monumenti e con queste sculture, è sicuramente una cosa da tenere presente. Diciamo, proprio per la sua storia, per la sua complessità e per il fatto che così tanti imperi, così tanti popoli, così tante culture si sono incrociate, diciamo, in questo territorio peraltro limitato, no? In questo fazzoletto di terra che è il territorio della ex Jugoslavia, fa sì che lì si siano precipitate e sedimentate una grandissima quantità di evidenze culturali, di sollecitazioni anche molto diverse. Storicamente, diciamo così, riconducibili a momenti diversi del passato. Però tutte molto, molto intriganti, molto significative. Potrebbe essere un discorso anche di natura intellettuale che si può fare su questo. Però conta anche il messaggio politico. Per esempio, anche la cosa che diceva Paolo rispetto a quanto siano state importanti le sperimentazioni della società civile, anche sul piano culturale, oltre che propriamente politico, rispetto al conflitto e alla pace, è molto importante. La Jugoslavia ci ha insegnato molto e forse continua ad insegnarci ancora molto anche da questo punto di vista. Grazie Gianmarco. Chiedo se Paolo e Enrico volete aggiungere ancora qualcosa per concludere in tempi ristretti che stiamo un po' sforando, ma insomma, se... Io solo un accenno riportandolo alla realtà odierna. Attenzione, quando andiamo in territori e in popoli ex imperi
che sono in realtà un crogiolo di popolazioni e vogliamo andare a fare un discorso di autodeterminazione di ogni singola unità etnica, rischiamo di ottenere poi il risultato che abbiamo ottenuto nell'ex Jugoslavia. Attenzione, anche l'impero russo è un impero di quel genere lì. Se andiamo a scoperchiare quel vaso, come sta cercando di fare l'Occidente, e quella secondo me più di ogni altra cosa è la sua colpa maggiore, avremmo una Jugoslavia moltiplicata 1000 e dotata di altre armi. Però. Dunque è una cosa che non... bisogna sempre trovare il punto di equilibrio tra un'autodeterminazione, ma che deve essere democraticamente fondata, l'autodeterminazione che ci deve essere la libertà, ecco, cioè ci deve essere la capacità della popolazione a partire dal villaggio, direbbe Gandhi, ecco, dal quartiere potremmo dire noi con termini più moderni, di decidere per conto suo, ma non può essere un'autodeterminazione impostata a livello etnico, che poi dove poi si cerca la purezza etnica e si vanno incontro a quei macelli a cui siamo andati incontro anche nella Jugoslavia. Boh, poi certo. È solo l'inizio di un lungo discorso. Certo. Enrico? Una piccola nota. Tu? Spero che... Ce l'ho il microfono, sì. Sì. Io non mi scandalizzo del mito dell'uomo nuovo. Che sia la rivoluzione francese che taglia la testa ai re e così fa il popolo nuovo, che sia la rivoluzione americana che assicura il diritto alla felicità, eccetto gli schiavi neri, che sia la rivoluzione sovietica con relativi disastri, ma il fatto che l'umanità cerchi ripetutamente, anche sbagliando, anche con cantonate, anche con l'illusione della violenza risolutiva, che cerchi una immagine nuova di sé, è profondamente indicativo che l'umanità ha bisogno di rinnovarsi. Compaiono uomini nuovi, reali, scatti in avanti del valore dell'umanità nella storia, pochi ma importanti e decisivi, e però anche nell'errore c'è il valore di questo bisogno, di questo continuo tentativo di rinnovarsi, che accomuna tutti gli sforzi, anche su strade differenti, delle religioni, le sapienze, gli umanesimi. Ecco, non disprezziamo questo mito anche quando sbaglia. Mi sembra una perfetta conclusione questa qua di Enrico a questo incontro molto molto denso, e di cui ringraziamo molto Gianmarco di averci dato l'occasione. Abbiamo sforato, ma anche perché c'erano tanti temi e tante questioni che non siamo riusciti ad affrontare del tutto a pieno, ma credo che possa essere comunque uno stimolo, uno spunto per leggere il libro anche da parte di chi non l'ha letto, e per magari continuare questi discorsi in altri contesti. Grazie a Olivier, grazie a Gianmarco, a Enrico, a Paolo, e buona serata a tutti. Ciao Enrico, ciao Paolo, ciao a tutti. Grazie. Sono Beppe. Ciao, ciao Beppe. Ciao. Ciao. Grazie anche a Enzo, che ha gestito il tutto. Dove sei, Enzo? E grazie a Gianmarco che ha scritto il libro. Ma grazie a voi. Lavorate e faticato. Grazie. Buona serata. Certo. Continuiamo l'accensione a Facebook, salutiamo gli amici su Facebook. Per la prossima presentazione ci diamo appuntamento sempre il 24. Il 24 marzo con il libro di Enrico questa volta. Grazie, okay. Ciao, buona serata. Ciao.